La storia di una mia amica che mi raccontava sempre. Narra di una bambina il cui padre è partito per l'Argentina e la famiglia decide di seguirlo e andare in Argentina, però poi il padre sta male e desidera tornare in Italia e la famiglia lo segue con tutto quello che comporta l'abbandono di una terra d'origine, quindi i colori, i sapori, molto ovviamente gli odori dell'Argentina sono molto caratterizzanti e molto forti. E si sentono in questa persona, si vedono ancora, malgrado siano un po' sbiaditi magari dal tempo, perché ma ci sono ancora, in molti italo-argentini si sente questo calore, questo colore. Per raccontare la migrazione da un altro punto di vista, perché spesso la migrazione viene vista come una cosa negativa, non solo per chi la riceve, perché pensiamo ci arriva un sacco di gente, noi pensiamo in Italia la migrazione è una cosa negativa, ma non pensiamo mai a chi è costretto ad abbandonare tutto e andarsene. Quante ne disegni di queste tavole al giorno? 3 minuti a disegno. Se si può dire, partorito queste 400-500 tavole più o meno, e neanche io me l'aspettavo perché venivano fuori di continuo e così è nata la storia. Usi l'olio come tecnica? Uso l'olio, gli stuzzicadenti, i cucchiaini, tutto ciò che può servirmi a creare l'effetto che desidero per quella determinata immagine. E il mio maestro Gianluigi Toccafondo utilizza questo metodo e mi ha insegnato questo metodo che io trovo più artigianale e un po' più personale, anche un po' materico, così ti devi sporcare le mani, mi piace questa fase ancora manuale del mio lavoro e da lì ho deciso di continuare con questo metodo dove appunto la tecnologia interviene solo nel momento della scansione e del montaggio video. Quali sono le radici e le motivazioni più profonde del tuo lavoro? Che fai parte comunque di un genere umano, ad esempio, e di un mondo spirituale, naturalmente, di cui comunque siamo sostanza. E quindi parte da lì, è da lì che arriva e spero che insomma riesca ad esprimere anche le emozioni e il sentire insomma profondo, che è mio ma è allo stesso tempo universale. Tu dici proprio che la pittura è uno strumento per esplorare il legame tra le energie della natura e il mondo spirituale. Ci puoi spiegare un po' questa? Quando c'è l'atto creativo è un momento particolare, molto magico. Tanti pensano che arrivi la grande ispirazione, ti arriva in testa o lei è tutto a posto. Non è così. È una dimensione in cui ti devi tu mettere per essere in grado poi di ricevere e di poi dare sulla carta quello che hai ricevuto fondamentalmente. Ci dici che cos'è Ramatou? Ramatou è un piccolissimo uccellino rosso, fa parte della famiglia dei passeri, è delizioso ed è un uccellino portafortuna, cioè vive in Senegal, perché mio marito è senegalese. Io ho avuto il privilegio e la fortuna di essere stata in Senegal e ho conosciuto questi uccellini che sono veramente deliziosi ed è stato così che poi ho scelto questo nome per l'istituto che abbiamo fondato in Slovenia, in Carso, che è un istituto di condivisione dell'arte. L'idea è di portare l'arte anche in questi piccoli paesi dove non sono abituati, sono più abituati a zappare la terra, cioè piuttosto che. E quindi trovo che sia importante far rivivere anche questi paesi all'insegna dell'arte, perché l'arte poi unisce. E l'arte fa sparire anche la paura del diverso, la paura dell'altro, la paura di altre culture, la paura del oddio questo è negro, quello è viola, quell'altro è giallo. Thank you.
making your drawings, you are inspired by what? I'm looking for very good stories every day, no matter if I read the newspaper or I read some books or walk through the woods. I always look for the good stories that inspire me and force me to draw and to put something on the paper. So I believe that the good story is a beginning of the good illustration or the good picture book. What's your relationship with your young readers? My picture books are entirely made for young readers. I agree with that. But also, on the other hand, I also want adults also to look at my picture books. So I make illustrations for both. There are some details that are strictly made for the adults, and some details or some stories that are made for the children, for the young readers. It's a Russian or Ukrainian folk story. So that was my diploma, and I wrote a thesis about it, and I was working on this work, I think, around half a year. I love winter, and I love history, so the costumes and everything was like really made for me. Which technique did you use? I used mixed technique. I prefer the technique that my mother used. It's pastel, gouache, tempera, and color pencils. So this is an interesting question. Your mother is an illustrator, and your grandmother too. Yes, we are a family of artists. I didn't want to become an illustrator when I was young, when I was a child, because everybody were asking me if I will paint like my mother, my grandfather, and so on. Then I just started to study graphic design, and I just started illustrating like it was meant for me. At the end, why did you choose the same path? I don't know, because it's easy. I think I draw all the time. From the young age, when I was a child, I drew on walls, on the tables, on everything. So I just started to draw for me. Did they influence you in the style? Yeah, of course. I think, okay, I don't see that, but I think everybody sees little parts of my grandmother's illustrations in my work, and of course of my mother's, because I still use her materials. My color spectrum is really monochromatic. I really like dark colors, and I think the small amount of color you put on the illustration, it has the biggest impact.